singole del Mr. Wonan sono canzoni di che tipo? Sono rumorose, veloci e sicuramente rock and roll. Second challenge by the night, living planet, waste of time. See the wrecking ship is gonna sing. Did you ever think yellow, black and pink? Ancora un senso fare del rock oggi? Questa è un'ottima domanda. Diciamo che noi ci presentiamo come gli scagnozzi di Mr. Wonan. Mr. Wonan è un personaggio potente, un personaggio letterario. Ci parla questo Mr. Wonan? Ci parla, ci dà dei messaggi da portare, e tra questi c'è riportare in auge il rock and roll in un periodo storico in cui certamente non è il genere più di successo. Insomma. Ah, quindi di fatto, se ho capito bene, eravate 4-5 sì? 4-5 anime perse della scena musicale padovana e di Chioggia. Disappearing from the ground, won't work. Sì. E a un certo punto è apparso questo Mr. Wonan. Sì. A chi è apparso? È apparso al nostro un po' a tutti, ma per primo al nostro bassista, al nostro bassista Millo. E gli ha detto: chiama raccolta altri confratelli per riproporre un messaggio musicale che sembra deceduto e invece per noi è molto vivo. Avete fatto un video, tra l'altro, molto suggestivo. Io siamo andati sull'altopiano di Asiago, a Rubbio. Ci sono un paio di cave dismesse molto pittoresche. Uno dei nostri cavalli di battaglia, il nostro singolo, Margarita, ed è uno dei pochi personaggi, uno dei veri riferimenti al libro da cui poi è tratto il nome Mr. Wonan, che è il maestro e Margherita di Bulgakov. Perfetto, adesso facciamo un buongiorno mattino con Mr. Wonan presente, ok? Benissimo. Non so cosa potrebbe fare Mr. Wonan. Allora dai Mr. Wonan, con Mr. Wonan che gira, buongiorno mattino. Ciao.